Mi chiamo Azam Bahrami, vengo dall'Iran, quasi da 9-10 anni che vivo qui in Torino, sempre quasi sono vissuta in Piemonte. Sono uscita senza documento, senza passaporto dal mio paese quasi 10 anni fa perché il governo aveva problema con me praticamente. E poi ho avuto problemi di carcere, processi in tribunale per attività che facevo perché ero attiva sul discorso dell'eguaglianza delle donne, mondo femminile. Quando sono arrivata qui mi sono sentita in un paese abbastanza libero e sentivo come un tipo di responsabilità per scrivere, parlare di quello che ho visto e è passato per me in Iran. Quando parliamo di sviluppo sostenibile, non parliamo solo di risorse, di acqua, suolo, che già ho detto come situazione dell'Iran, parliamo anche di risorse umane, come le gente, che questo garantisce democrazia in un paese. Noi in Iran abbiamo tante carcerate anche per attività dell'ambiente, le persone che rimangono in carcere per quello che facevano soltanto sul discorso di acqua. Per esempio, poco tempo fa abbiamo avuto una manifestazione molto grande contro di costruire dighe sul fiume principale in centro dell'Iran. Hanno preso le persone, hanno picchiato, che hanno fatto manifestazione dentro proprio in questo fiume che è già secco, e hanno messo loro in carcere. E questo già dice che è importante praticamente parlare quando parliamo di sviluppo sostenibile. Parliamo anche di dettaglio, di politico, dell'economia, anche di ruolo che hanno i cittadini su questo discorso. Per me è importante. Poi le donne, sì, in Iran un terzo delle donne vivono in villaggi, paesi piccoli, vuol dire che vivono con agricoltura. È ovvio che sono in primo livello di qualunque danno che arriva all'ambiente, problema di siccità, alluvione o discriminazione che economicamente arriva verso il mondo femminile in Iran. Quando parliamo di immigrazione, di cambiamento climatico, come è stato previsto in Nazione Unita, dice che fino al 2050 l'80% degli immigranti saranno le donne. Quando parliamo di immigrazione dentro di un paese, questo numero si alza ancora perché la maggior parte delle donne che vivono in villaggi e vivono praticamente un contatto alla terra e quello che ottengono dalla terra o vicino al fiume o vicino al mare, ovviamente sono in primo livello di qualunque danno e loro prima persone che devono emigrare, devono andare portare sua famiglia e cercare di una vita diversa praticamente in un'altra città. E sembra che alla fine le donne hanno un ruolo molto importante. Non dobbiamo vedere loro solo come vittime del cambiamento climatico. Anche hanno un ruolo molto importante per diminuire l'effetto di cambiamento climatico, che per educazione di future generazioni come ruolo di madre, se vogliamo vedere più tradizionale, se come programmatore per consuma tutto quello che succede nella una famiglia, è parte più importante perché loro sono il 50% quasi di cittadini del mondo. È ovvio che se appartengono loro anche a mondo politico, decisione, mettono binario per andare avanti a mondo futuro, avranno un ruolo molto importante per cambiare e migliorare la situazione che stiamo vivendo adesso.